Prosegue il viaggio itinerante del videogiornale. Tappa a Porto Empedocle, città crocevia di flussi turistici e sviluppo. Gli interventi al microfono, Dario Piparo. Porto Empedocle è una cittadina in evoluzione e questo è un dato che ha un suo contingente di oggettività. La riqualificazione urbana e l'aumento dei flussi sembrano le logiche sulle quali l'amministrazione locale ha puntato maggiormente l'attenzione. Firetto è stato rieletto nel 2011 con più del 93% delle preferenze, un dato senza precedenti. In questo momento le trasformazioni di Porto Empedocle sono in atto con la riqualificazione della Via Roma e altre operazioni di ammodernamento, ma come detto il lato dell'indotto è quello che lo staff Firetto tasta con maggiore attenzione. La frontiera croceristica, oltre agli eventi ad accesso gratuito, sono riproposti ormai con cadenza abituale. Anche la tassazione più morbida rispetto ad altri comuni e le misure di sostegno destinate. Abbiamo comunque sondato l'opinione della cittadinanza per dare voce al popolo rispetto alle esigenze urbane. E per qualcuno non è tutto rosa e fiori. No, non sono contento della qualità. C'è crisi, non si vive più. Cosa dovrebbe cambiare qui a Porto Empedocle in maniera più precisa? Innanzitutto mettere un po' di lavoro per tanti disoccupati che ci sono in questo paese, e un po' di benessere che non c'è niente, un po' di pulizie che non ce n'è. Siamo un po' abbandonati da tutti. Sindaco, cosa dovrebbe fare in più secondo lei? Guarda, non mi dica niente, io non... quello che ha detto lui dovrei dire poi anch'io. Va bene così. Quindi anche lei non è soddisfatto? No. Beh, è tutta da rivalutare perché qua a Porto Empedocle non c'è più niente, completamente. Se c'era qualcosa adesso non c'è più niente. Quindi non siete soddisfatti? Insoddisfattissimi. Cosa dovrebbe fare il sindaco Firetto? Non lo so, intanto qua c'è un problema di economia, le persone qua stanno morendo tutti di fame, perciò in primis ci vuole il lavoro e poi tante altre cose, mancano tante strutture. A livello possiamo anche migliorare, a livello diciamo turistico che non c'è niente, qua è un paese di mare e turismo non esiste, non esistono le strutture né niente. Io non sento le crociere, le attività, non si vede il turismo. Non escono niente perché le crociere vengono qua e poi se ne vanno là a vedere la Valle dei Templi, qua a Porto Empedocle è solo un afflusso di passaggi e basta. Beh, non ci possiamo lamentare, almeno apparentemente poi... Lei è abbastanza soddisfatto? Oddio, io sono pensionato, per cui... Il paese, la cittadina offre abbastanza per la sua cittadinanza, appunto? Devo dire di sì, in merito al passato offre un po' di più. Non ci possiamo lamentare, sinceramente abbiamo una bella amministrazione anche come polizia, insomma, in parte, però... Quindi cosa si potrebbe fare per renderla ancora migliore? Quello che si potrebbe fare penso che non dipenda da Porto Empedocle. Va bene, sta andando bene perché stanno facendo dei lavori anche pure ovunque, ci sono le vellezze, insomma puliscono bene le vellezze. Se sta bene non è che non sta bene, se ci sarebbe il lavoro allora la cosa sarebbe più meglio ancora. Come si vive a Porto Empedocle? La qualità della vita del paese? È abbastanza bene, abbastanza bene. Lei è soddisfatto? Ci accontentiamo. Cosa si potrebbe fare per migliorare ulteriormente la situazione? Questo lo dovrebbe chiedere al sindaco, se abbiamo i nostri... Se lei dovesse chiedere al sindaco di fare qualcosa in più, cosa gli chiederebbe? Ma non lo so, guardi, in questo momento non... perché ci sono mille cose da fare, mille cose da volere, il lavoro che manca... Però in linea generale è soddisfatto? Non soddisfatto, è che la vita è quella che è. Certo, siamo. Quindi l'amministrazione va bene a Porto Empedocle.